faccio domande. Che hanno fatto? Ho preso degli appunti perché per evitare di fare delle confusioni. Ormai è troppo in un'altra, ho visto che i neuroni sono pochi e quindi non volevo fare. Quindi non volevo incorrere in caso. Allora, il mio intervento, fatemi anche se non ti faccio esprimo anche i complimenti dei soci dell'associazione laureati in scienze agrarie e forestali della provincia di Brescia e Vienna, a cui assicuro il rapporto di un sostituibile quale segretario. E sottolineare ad esempio di professionalità e comportamento ma sempre mantenuto negli impegni assunti. La vivacità intellettuale che sostiene di cooperare e l'apertura al mondo, la concretezza nella valutazione degli effetti conseguenti alle decisioni assunte, cosa che purtroppo non viene rispettata a tutti, a molti livelli, anche politici. Onestà e amicizia che si traduce in relazione. Una lunga e certamente non esaustiva elencazione di impegni morali di difficile attuazione nell'attuale contesto basato sull'immagine, sull'apparire del presente scollegato dalla tessera. Il bellissimo riconoscimento che oggi ti ha consegnato la famiglia Vastesa, di cui va il grande merito di valorizzare le persone hanno fatto conoscere il nostro territorio e il nostro riso in Italia e nel mondo, ritengo che sia stato attribuito non solo per il tanto che hai fatto, ma anche per il molto che farai. A questo proposito, mi ricordo una emozione particolarmente intensa che io ho provato durante una mia missione in Gabon, una località sperduta, sporcata, che sono di voi certamente conosce, in una radura in mezzo alla foresta pluviale, giaceva una locomobile arrugginita, avvolta dalle liane della foresta. Lì vicino c'era una piccola costruzione in cui inoltre era una riseria con sopra sulla sbiancatrice la marca del costruttore con i denti Vercelli. Sono cose che in questi momenti uno non dimentica, sono effetti. Lo sdoganamento della parola merito, bandita per decenni dal vocabolario delle istituzioni pubbliche, apre un sottile spiraglio e una rama di luce per il futuro divenire problematico. Tu hai sempre mancato che la ricerca scientifica può nel tempo fornire la risposta e sopire la paura che sta avvelenando il nostro presente. Vedi, il quadro della vita a molti colori che illustrano i vari momenti, dai parole scuri delle difficoltà, al grigio del quotidiano, alla rosa della gioia. Oggi noi vediamo rosa e assieme a te godiamo di questa grossa soddisfazione che è una soddisfazione generale che è rappresentata dalla presenza di tante persone che ti vogliono bene, che ti sono amici e che ti valutano per quello che vuoi.